Guarda chi c'è qui, guarda chi c'è qui. Cristina D'Avena, ciao! Ehi, ciao! Ciao, ciao! Come stai? Io sto bene. E te come stai? Benissimo, finalmente! Era da un po', che non mi telefonavi, non mi chiamavi, Azzo. Non venivi. Ma com'è sta storia? Azzo! Così, Azzo. Io però ti vedo sempre a Serenate. Serenate è una, io trovo che sia una trasmissione geniale. È una trasmissione che deve ancora prendere il via, secondo il mio modesto parere, perché non siamo ancora abituati alla radio in TV. Però è una trasmissione, secondo me, che può dare alla gente, alle persone che la guardano, ai bambini, insomma, alla famiglia l'opportunità di far capire che ci siamo, che ci sono, che possono mandare le loro dediche. Che non è una cosa locale, ma che è una cosa nazionale, che ti puoi far sentire, che ti puoi far capire, che puoi lanciare i messaggi più belli, più dolci. Belli, insomma, Serenata è una trasmissione semplice, fatta di cose semplici, fatta con persone semplici, perché comunque Pupo è una persona adorabile che io conosco ed è veramente una persona dolcissima. Andrea Pezzi, che non conoscevo personalmente, ma ho conosciuto proprio in questa occasione, è una persona veramente molto carina. E non parlo di me, ovviamente, perché insomma sono io, mi auguro di piacere al pubblico, perché comunque cerco di essere molto tranquilla, molto semplice, molto me stessa. E poi i Cavalli Marci, che è questo gruppo musicale veramente in gamba, che ti ripeto, oltretutto con me ha un feeling incredibile, perché sono delle persone adorabili. Poi Licia Colò, un'altra ragazza, un'altra attrice, un'altra conduttrice e un'altra amica, poi, perché noi ci conosciamo da parecchi anni. E poi il cast, cioè tutto lo staff, il regista, gli autori, insomma è un'atmosfera meravigliosa. Sono felicissima e mi auguro che la gente capisca questo programma, perché potrebbe essere un programma veramente del futuro, un programma del 2000, e io ci credo molto. Va bene, ciao Cristina D'Avena, ti saluto, ciao, ciao, ciao. Ciao bimbo bello, un bacio. Ciao, ciao. Scintillavano come gioielli gli occhi di Marielle, acuti, mobili, penetranti, rincorrevano suggerimenti. Intrecciavano reti invisibili gli occhi agili di Marielle e le mani scandivano i tempi di prospettive musicali evanescenti. Occhi densi, nervosi, attenti, dolci, brillanti, affettuosi, mentre voci squillanti di bambini si allargavano sciamando nell'aria. Le strade intorno erano aperte per accogliere consonanze di immaginosi incontri, multicolori accadimenti. Tenui solchi sulla sua fronte, sguardo accigliato per un momento, gesto acceso che oscillava, chiedeva, invitava, pretendeva. Poi sbocciavano festosi i suoi sorrisi e gli occhi di Marielle si posavano su volti abbagliati, lampi di gioia, riflessi luminosi. Inseguivano canzoni di polvere d'oro, filastrocche cullate dal vento, ballate spinte da magiche vele, quegli occhi profondi, appassionati, teneri, grandi, trasparenti, gli occhi di Marielle. Applausi, applausi per Cristina D'Avena. Ciao Cristina.